Allora, sono in giro, sto tornando a casa in realtà dopo aver lavorato e faccio questa introduzione così spontanea dal cellulare proprio perché voglio recuperare un po' di tempo perché sono in ritardo con il piano insomma, della settimana e quindi faccio così l'introduzione in questo modo perché facciamo oggi un ciambellone classico qui in Austria che è buonissimo per la colazione e vi faccio vedere il video e ci vediamo dopo. E allora, per preparare questa ricetta io utilizzo la planetaria perché ovviamente mi viene comodo, però in realtà potreste utilizzare semplicemente le fruste elettriche e quello che dovete fare è semplicemente quello di dividere le uova, i tuorli dagli albumi, aggiungere gli albumi in una ciotola e montarli fino a che diventano belli bianchi con un po' di zucchero, prendendo una parte di zucchero dal totale della ricetta, che ovviamente trovate nel box informazioni sotto al video. Nel momento in cui gli albumi sono ben montati a neve, aggiungete poi un rosso per volta, quindi un tuorlo per volta. Non appena il tuorlo sarà assorbito dall'albume, andrete ad aggiungere quello successivo, quindi continuate così per tutti e quattro i tuorli. Aggiungete poi man mano il restante zucchero che vi è rimasto diciamo, dalla parte che avete utilizzato precedentemente e aggiungete poi a filo l'olio di semi. Ovviamente questa ricetta è fatta senza burro perché ho proprio voluto evitare l'utilizzo del burro. Nella ricetta originale ovviamente è presente, però vi posso far vedere in questa grafica che potete utilizzare l'olio o il burro o comunque scambiandoli e convertendoli in base anche a quello di cui avete bisogno. Aggiungete poi ancora il latte a filo e continuate a montare. In una ciotola mischiate il bicarbonato insieme alla farina e aggiungete la farina a cucchiaiate, però setacciandola con un setaccio. Come vi ho già accennato, la ricetta completa la trovate sotto nel box informazioni e troverete anche il link per leggere l'articolo che riguarda la conversione di olio, burro e strutto. E se avete dubbi su come trovare il link in descrizione, ecco come potete farlo. Piccola informazione di servizio: per trovare la ricetta completa sotto ai miei video, vi basta scorrere sotto il video fino al titolo, cliccare la freccetta e scorrere ulteriormente verso il basso per leggere il contenuto del box informazioni. Qui troverete il mio sito con la ricetta completa, il video e un articolo dedicato. Vi basta cliccarci e buona lettura! Una volta aggiunta tutta la farina, poi andate a pulire, per così dire, la ciotola cercando di mescolare tutta la farina che è rimasta attaccata alle pareti di questa ciotola, creando un composto liscio, ovviamente omogeneo e senza grumi. Da questo composto poi andremo ad ottenere una parte colorata al cioccolato, praticamente aromatizzata al cioccolato con il cioccolato fuso, ma prima di andare a utilizzare il cioccolato andiamo a versare una parte di questo composto all'interno di una teglia che è stata ovviamente ben imburrata e infarinata. Qui potete anche decidere quanto impasto volete aggiungere all'interno di questa teglia, perché ovviamente potete utilizzarne metà, come anche tre quarti, e farlo leggermente marmorizzato questo ciambellone. Quindi questa è una cosa che potete decidere voi, quindi vi regolate di conseguenza. Ovviamente poi una parte va aromatizzata con il cioccolato amaro, va ben mescolato questo impasto per evitare che ci siano grumi, dopodiché va aggiunto ovviamente all'impasto che abbiamo precedentemente versato nella teglia. Io utilizzo sempre un leccapentola perché questo mi aiuta molto a pulire effettivamente la ciotola dai residui di impasto. Dovete sapere che questo ciambellone in Austria si chiama Kugelhupf ed è molto molto classico, è una ricetta classica. In realtà però la ricetta originale va fatta con il lievito di birra, quindi è un impasto lievitato.
A questo punto il nostro ciambellone è pronto per essere infornato a 180 gradi in forno statico per circa 50-55 minuti. È importante che sia comunque circa quasi un'ora nel forno perché la parte interna potrebbe rimanere un po' troppo morbida. E questo è il risultato del nostro Gugelhupf, del nostro ciambellone marmorizzato fatto con olio anziché burro. Lo fate raffreddare prima di capovolgerlo su un piatto da portata e vedete come viene giù bene se la teglia è ben imburrata e infarinata. A questo punto non vi resta che spolverare la superficie con zucchero a velo, abbondante zucchero a velo. Questa ricetta è proprio una classica ricetta della mamma, una classica ricetta della nonna qui in Austria. È un ciambellone marmorizzato, Kugelhupf marmorizzato, che insieme allo strudel di mele e alla torta Sacher rientra in quella lista di dolci per antonomasia che si trovano spesso nei caffè austriaci viennesi oppure semplicemente a pranzo con la famiglia la domenica. E questo è l'interno di questo dolce. Questo tempo qua a Vienna comunque particolarmente schifoso quest'anno, ma vabbè. Questo ciambellone è molto buono, avete visto che è anche molto facile da fare. Io ho utilizzato il bicarbonato perché quando l'ho fatto nel periodo della quarantena mi sono accorta che non avevo il lievito normale per dolci. Ovviamente potete utilizzare il lievito normale per dolci, una bustina e semplicemente appunto continuare a fare la ricetta come l'ho fatto in questo video. Ovviamente la ricetta completa la trovate sotto nel box informazioni e io vi do appuntamento al prossimo video settimana prossima. Se vi va iscrivetevi al canale se siete qui per la prima volta, e vi aspetto appunto la settimana prossima con un nuovo video. Ciao, sarà questo video un po' particolare.